contro la violenza di genere, flash mob in piazza Garibaldi a Sondrio a cura di un gruppo di studenti dell'Istituto Donegani. I ragazzi, guidati dai professori Mariella Londoni e Gianluca Moiser, hanno realizzato una coreografia su un tema specifico legato alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'idea di quello che è arrivato in scena è stata di una genitrice di un nostro alunno, Nicoletta Cabello, che ci ha proposto un percorso che puntasse sulla rinascita dopo un trauma subito da parte di una donna. Abbiamo voluto lavorare sulla rinascita, cioè sul fatto che le donne che hanno subito violenza possono rinascere attraverso la gioia di vivere, il colore, ma soprattutto l'aiuto, cioè devono chiedere aiuto, devono farsi aiutare. Con questo flash mob abbiamo voluto lavorare sulla speranza, non sulla buio della violenza o sul colore rosso del sangue, ma sul colore della vita, i colori della vita, i colori che ti portano a rinascere, perché bisogna dare speranza a queste donne. La scuola sta lavorando con un laboratorio creato ad hoc in grado di proseguire questa attenzione durante tutto l'anno. Sì, noi abbiamo proprio sviluppato un lavoro che è partito già da ottobre. Abbiamo, per esempio, nel nostro atrio della scuola c'è tutta una cartellonistica realizzata dai ragazzi della prima e delle seconde nell'ora di religione su questo problema, e poi comunque continuiamo con un lavoro intitolato Stop ai pregiudizi di genere. Pregiudizi di genere, cioè pregiudizi sia contro le donne ma anche contro gli uomini, cioè una cultura che si nutre di visioni tradizionali che possono essere molto pericolose. E per farlo è nata anche una pagina Facebook. Sì, esatto, è nata proprio oggi una pagina Facebook realizzata dai ragazzi, Stop ai pregiudizi di genere. Difficile ma possibile, dunque, guardare oltre, superare il male e rinascere a nuova vita per gli studenti del Donegani.